Preoccupa certo la classifica, preoccupa il fatto che Tonelli e Socia abbiano rimediato la quarta sconfitta consecutiva, preoccupano le 19 reti subite in 4 partite a fronte di una sola segnata e preoccupa il fatto che l'infermeria fa registrare il tutto esaurito in casa CF Alto Adige dopo gli infortuni subiti sabato da Menegoni e Righi, con quest'ultima che ne avrà per almeno 6 mesi. Il match disputato sul campo di Monpiano ha messo in evidenza la caratura tecnica decisamente diversa delle due squadre. Il Brescia, vice campione d'Italia in carica e attualmente tra le migliori 8 formazioni in Europa, è passato in vantaggio dopo 19 minuti con una bomba su punizione scagliata da Linari. La mezz'ora Bonansè ha raddoppiato a conclusione di una pregevole discesa sulla fascia destra, infilando il portiere biancorosso Valzolger sul primo palo. Il 3-0 per le padrone di casa è arrivato 4 minuti dopo, firmato sempre da Bonansè. Il Brescia ha poi controllato il match andando comunque ancora in rete. Al 54esimo con Girelli, brava a infilare nel 7 una punizione dal limite, 2 minuti dopo con Sabatino, capace di concretizzare un ottimo assist sul filo del fuorigioco, e all'86esimo ancora con Girelli che non sbaglia a pochi metri dalla porta per il 6-0 finale. In tutto questo il CF Alto Adige si è fatto vedere in rare occasioni. Una giornata no da molti punti di vista, ma in particolare, come detto, nella prospettiva degli infortuni.